Bentrovati amici della Non Solo Libri, eccoci qui con un nuovo consigli di lettura del giovedì. E ragazzi, veramente ho qua davanti tante cose molto sfiziose, molto particolari, che mi piacerebbe potrebbero rientrare a far parte della vostra collezione in un futuro, spero anche molto vicino, insomma. Per il resto, beh, se ancora non l'aveste fatto, come sempre, boom, iscrivetevi a questo canale, mettete un bel mi piace, condividete, attivate la campanella e cercateci su tutti i social che trovate qui sotto, elencati in descrizione, per tutte le nostre liste novità e tutti gli altri link a tutto quello che noi proponiamo naturalmente via social, ma naturalmente se siete della zona nella zona veniteci a trovare, insomma. Iniziamo subito, le cose da dire sono tante, insomma, sono veramente, veramente curioso di capire cosa ne penserete. Naturalmente qui sotto ci sono i commenti, commentate con quello che vi potrebbe interessare, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se magari l'avete già fatto vostro e via dicendo. Insomma, ragazzi miei, noi siamo qui e aspettiamo anche la vostra opinione. Sigla! E come sapete, ogni tanto mi piace partire dal fondo, no? Da quello che mi lascio per ultimo, che sono magari gli americani, gli alternativi e via dicendo, e oggi partiamo in realtà con un romanzo, provate a pensare. Però è un romanzo particolare, non noi bene o male di romanzi vendiamo le light novel, no? Tutto ciò che ha a che fare con il fumetto, con autori che hanno a che fare con il fumetto e via dicendo, è da poco uscita una linea di romanzi con tantissimi autori e sceneggiatori che in realtà appunto in quel caso per quella casa editrice hanno scritto, sono naturalmente annoverano nel catalogo di questa casa editrice dei loro romanzi come appunto Alan Moore eccetera. Ma questo di Grady Hendrix è veramente qualcosa che mi ha lasciato basito e infatti abbiamo deciso di tenerlo a, diciamo, anche noi nella nostra fumetteria per potervelo proporre. Sto parlando di Voila Horror Store! Eccolo qua ragazzi miei, Horror Store. Non a caso vi sembrerà una sorta di, come posso dirvi, di libro, di... catalogo appunto del famoso marchio svedese o finlandese, non mi ricordo, di naturalmente mobili, Ikea, ci mancherebbe altro. E il romanzo si sviluppa proprio così, in una sorta di questo grande magazzino dove, beh, piano piano i nostri protagonisti, alcuni ci lasceranno, mettiamola così, incominceranno purtroppo a cercare di sopravvivere. E la cosa bella è che alcuni oggetti che troveranno eccetera in realtà saranno appunto appositamente o loro se lo faranno andare bene per poter in qualche modo sventare o riuscire a sopravvivere, sventare la minaccia che incombe sulle loro teste o appunto cercare di uscirne indenni o quasi, insomma. Ma la loro testa in qualche modo andrà veramente fuori completamente. Credetemi, veramente, a me che non piacciono gli horror e nemmeno i survivor, poi non piacere, non ne vado matto, mettiamola così, mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. È veramente particolare, costa 19 euro, Mondadori, che ultimamente noi naturalmente vi proponiamo sul canale anche perché fa tantissimi fumetti, quindi ci mancherebbe altro. E credetemi, anche avete visto, state vedendo naturalmente nel filmato, ci sono anche l'inchiostro dentro eccetera, ricorda proprio il catalogo naturalmente della straordinaria Ikea a cui noi tutti siamo affezionati, chi più chi meno, insomma. Poi passiamo a Sergio Bonelli Editore, che come ultimamente vi dico spesso ha iniziato a capire, a proporre delle opere incredibili, come ad esempio in questo caso Cthulhu, Death My Day, boom, eccolo qua. Quella che vedete è la copertina ufficiale, c'è anche un'altra copertina che è stata fatta per tutti i vari, comunque sia per il grande distributore Mani Comics, che è anche uno dei nostri due distributori, e bene o male, vabbè, però non l'avevo a portata di mano perché ne arrivano veramente poche, eccetera, e qualcuno di voi ne ha già fatto incetta, ma entrambe belle, questa è un pochino più classica come potete vedere. Di che cosa parla Cthulhu Death My Day? Beh, naturalmente My Day, sì, Die, scusatemi, Die, morte,
Beh, naturalmente il mito di Cthulhu di Lovecraft. Sono ritornate disponibili per quanto riguarda J-Pop tutte le opere di Lovecraft, sia in versione diciamo compact, che per quanto riguarda il richiamo di Cthulhu, neanche nella versione quella in sinilpelle, meravigliosa. Ragazzi miei, fate la vostra. Costa 21 euro, è un cartonato e appunto parla di questo mondo, questo è un survivor nel nostro mondo, dove però purtroppo i demoni, la pazzia, che naturalmente il demone maggiore, questa entità che si chiama appunto Cthulhu, ha richiamato, e abbiamo questa Miskatonic County vicino a un orfanotrofio di Last Hope, che appunto è stretto d'assedio da tutti questi mostri, e gli unici che cercheranno di salvare l'umanità fondamentalmente sono appunto Lisa, che ha dei poteri di un demone racchiuso in una lanterna, Jack, che ha una sorta di camion speciale che non si ferma mai, poi c'è Rocco, che ha combattuto e che fondamentalmente ha una sorta di, anche lui, di potere, il berserker, e poi c'è Annabelle, che è una sorta di regina del voodoo. E quindi insomma questi elementi, questi quattro, cercheranno in qualche modo di fermare l'avanzata con i loro poteri, con le loro specifiche o particolarità. I disegni sono veramente eccezionali, a me è piaciuto veramente veramente tanto, anche perché di opere che hanno a che fare con il miti di Lovecraft e via dicendo non ce ne sono poi così tante, ok? Anche nel corso degli anni, tra virgolette, da quando io ho aperto il negozio, non me ne sono capitate esageratamente. Capisco anche che è un pochino difficile riuscire a raccontare qualcosa che riguardi questa straordinaria, ormai non è più un'opera in sé, no? È veramente una sorta di ambientazione che viene anche, tra l'altro, straordinariamente utilizzata nei giochi di ruolo, nei GDR, insomma. Veramente bello. Poi, Panini Comics, linea editoriale Planet... No, scusatemi, quello magari è dopo. Panini Comics, punto, Marvel Comics, hanno ristampato con una copertina meravigliosa, per quello che ve lo faccio rivedere, Io sono Capitan America. L'edizione che omaggia gli 80 anni di questo straordinario personaggio, di questo simbolo, volente o nolente, dell'America, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue realtà, in tutti i suoi modi, in tutti i protagonisti che hanno vestito i panni di Capitan America, perché Steve Rogers è un Capitan America, per tanti, anche per me, è l'unico, ma comunque sì, ce ne sono stati altri. E in Falcon and the Winter Soldier, bene o male, ci siamo accorti che anche nell'universo cinematografico e serializzato TV, eccetera, ci sono dei cambiamenti che stanno avvenendo. Anche perché effettivamente il nostro grande Chris Evans non vestirà più i panni di Capitan America, o meglio, così sembrerebbe, e quindi, manca qualcuno, ma vedremo tutte le evoluzioni del caso, insomma. Intanto Falcon ha accettato finalmente lo scudo. Magari questo è uno spoiler della serie, ma vabbè, si inizia in una maniera e finisce in un'altra maniera, quindi comunque sicuramente da vedere assolutamente, a parte le mie battute, se ci seguite su Twitch, ok, Twitch, eccolo qua, così tanto per, dove appunto abbiamo parlato anche della serie televisiva, appunto, Capitan America e Winter Soldier, dove io, bene o male, Falcon e Winter Soldier, non ho adorato il personaggio di Falcon, ma non lo adoro in generale nemmeno nei fumetti, quindi vabbè, non me ne vogliate. Per me lo scudo dopo Capitan America lo doveva avere Bucky, punto, e per me è così, insomma, io sono uno della vecchia guardia. Comunque sia, come tutti gli io sono, noi siamo, oppure per quanto riguarda la DC, il grande libro di una sorta di percorso che va appunto dal 1941 fino ad arrivare al 2021, con varie piccole storie che servono in qualche modo per farci capire meglio il personaggio e l'evoluzione. Per chi non ha mai letto nulla di Capitan America, avere qualcosa che racchiude un po' di cose interessanti, e vi dicendo, la solita cosa che io assolutamente avrei in libreria, se non ce l'avessi già. Perché? Perché è un buon modo, magari quando viene qualche parente, amico o chiunque altro a casa vostra, per poter
fargli analizzare, aiutarlo in qualche modo ad appassionarsi anche lui a questi straordinari fumetti, ragazzi miei. E passiamo al giapponese, ma poi c'è anche qualcos'altro naturalmente. Siamo in casa Flashbook, è uscito nei giorni scorsi un numero uno che ho aspettato un attimino perché volevo proporre subito, però poi dopo ho detto aspetta, fammi leggere ancora di nuovo il numero uno, perché è veramente bello, c'è qualcosa che mi ricordava, insomma, storie del passato, e così è stato. Si intitola Così come sei, numero uno, voilà, boom! L'autrice è Mizu Sara, o autore, sapete che io non so mai, ed è una slice of life, però potremmo anche avventurarci un po' nello shoujo. Anche i disegni ricordano autori, tra virgolette, del passato, però con un tratto graffiante che a me piace, onestamente, e parla appunto dell'incontro tra Yamanashi e Utsumi Kan. Yamanashi è una studentessa delle medie che si allena nel club di softball e vorrebbe abbronzarsi, una cosa strana per i giapponesi, per quelli che conoscono un po' il Giappone e l'abbronzatura, soprattutto le donne giapponesi, l'abbronzatura, ma va bene. E Utsumi-kun è un suo compagno che scopre avere la coda, ebbene sì. E tutta questa storia, che è legata a questa sorta di codino, eccetera, è il racconto di questi giorni indimenticabili che in qualche modo li hanno circondati e li hanno fatti, credo, innamorare. Dico continuamente credo, anche perché vorrei che lo leggeste, perché è veramente dolce. E come c'è bisogno di ridere, c'è anche bisogno di dolcezza, naturalmente. Sovracoperta, classica qualità Flashbook, 5,90€, da fare assolutamente. E poi arriviamo in J-Pop, dove voglio presentare 4 volumi, ok? Quindi J-Pop, il primo è uscito da poco, è il numero 2 di che cosa? Voilà! Game of Familia! Allora, non vi farò vedere tantissime pagine perché, come ben sapete, questo che è consigliato a un pubblico maturo, ok? Perfetto! Dall'autrice di Death Tube, quindi già di malattia mentale ne aveva, ma mentre Death Tube un po' mi ha stancato, Game of Familia, beh, siamo al numero 2, quindi non ha, continua, è un isekai di questa famiglia, chiamiamola così, lui, questo ragazzo, la matrigna, che in realtà ha più o meno la sua età, e le due sorelle della matrigna, quindi che divengono una sorta di sorellastre, una roba del genere, ok? Il padre che è venuto a mancare e loro che si ritrovano in questo mondo fantasy, dove il primo incontro, nel primo numero, che trovate ancora disponibile naturalmente, 6,90€ sopra coperta, non so se ve l'ho detto, beh, fa sempre bene ricordarlo, e devono aiutare questo mondo fantasy a in qualche modo affermare l'avanzata di queste creature infernali che oltre ad uccidere stuprano, e quindi insomma molto molto forte come impatto. E per ottenere dei poteri bisogna sacrificare qualcosa di sé, perché in questo mondo ci sono degli dei, delle divinità che vogliono il sacrificio, ok? E in realtà queste tre ragazze, tutte molto forti, ognuna con una particolare caratteristica, non solo fisica, ci mancherebbe altro, ma proprio anche psicologica e mentale, via dicendo, si trovano in qualche modo a comunque poter portare avanti un determinato tipo di percorso legato al combattimento, e non solo. Perché? Perché il fratellastro barra figliastro si fa carico di, diciamo in qualche modo, del sacrificio totale, ok, del proprio corpo, donandolo a queste entità che ne creeranno un bel, veramente è sviluppato veramente bene, i personaggi sono caratterizzati molto bene, poi è un po' spicy, insomma, i maschietti, ma non solo, anche le femminucce, può far non solo che piacere. Ricordatevi solo ed esclusivamente che sì, è un isekai, ma è anche, siamo al limite dell'erotico, mettiamola così. Ma me ne aspetto di belle, perché questo numero 2, io volevo in qualche modo, a tanti di voi ve lo l'avevo detto, eccetera, eccetera, volevo capire come avrebbe voluto l'autrice portare avanti naturalmente il personaggio, eccetera, eccetera, e porco cane se lo porta avanti bello tosto, insomma. Due numeri uno, il primo, molto molto, anche questo molto delicato, molto gentile, molto bello, molto favola, alla quasi Girl from the Other Side, e non solo, anche alla, oh mamma mia,
adesso non mi vengono altre, scusatemi, ah, ma anche la Somali, ecco, piuttosto che eccetera, quindi queste cose sofisticate, ma fino a un certo punto, un po' all'inizio di Made in Abyss, anche se poi Made in Abyss per me è terribile dal punto di vista naturalmente mentale del percorso che tu lettore sai dei personaggi che fine faranno, ma va bene, stiamo parlando di Behind the Clouds, Sopra le nuvole numero uno, ragazzi, un'odissea veramente incredibile di questa... di ciò che sta al di sopra delle nuvole, perché in questa città gialla che continua giorno e notte a sputare in qualche modo dalle fabbriche vapore, veleno in realtà, ok? E fumo giorno dopo giorno dopo giorno non permettono agli abitanti di sapere, di vedere il cielo, le stelle, la luna, il sole e via dicendo. Ma a un certo punto il nostro protagonista scoprirà, troverà, aiuterà questa ragazzina molto piccola che mana, ma che ha le ali, in realtà una l'ha persa, e cercherà di aiutarla a ritrovare la memoria perché l'ha persa, ma soprattutto a andare al di là delle nuvole, o meglio, al di là di questo fumo, naturalmente, per poter vedere il cielo. È molto dolce, ragazzi, veramente. 6,50 euro. Vi ricorderà una favola miyazakiana dello studio Ghibli. Potrebbe essere veramente un loro progetto in qualche modo. Molto molto bello da fare assolutamente. Ma ritorniamo a qualcosa di veramente wow, ok? Questo potrebbe andare bene naturalmente anche a una persona di un'età naturalmente inferiore. 6,50 euro, sovracoperta, qualità J-pop. Beh, Tsugumi Project numero 1, lo stavate aspettando in tantissimi, ce l'avete chiesto appena ho messo la lista, non so quanti messaggi ho, mettimelo da parte, mettimelo da parte, mettimelo da parte. L'autore Ippatu, ok, e ci parla di questo Leon, un soldato di elite di questa Europa militarista che viene costretto, tra l'altro, ad arruolarsi per una spedizione segreta, un Giappone in rovina, in realtà totalmente devastato, che è stato abbandonato più di 200 anni prima, perché stavano sviluppando un'arma che appunto è Tsugumi, questo progetto, e chi sapeva che cosa fosse, ok, beh, ha preferito massacrare con non so quanti attacchi di bombe atomiche. Sapete che il Giappone, la bomba atomica e la guerra sono sempre un po' lì lì. E rivediamo anche in alcuni elementi dell'armatura, eccetera, di alcuni costumi all'interno dei simboli, eccetera, eccetera, perché loro lo sapete anche in Helsing, e via dicendo, ci si rivede un po' sempre questa cosa. Beh, effettivamente, se ti sganciano sulla testa, a prescindere da che parte stai, due bombe atomiche, magari un po' tra virgolette te la prendi, ma anche ci rifletti, Gen di Hiroshima e via dicendo. Vabbè, ma parlando appunto di Tsugumi Project, si ritrova a un certo punto da solo in questo Giappone che in realtà, con l'unica, una tuta radioattiva, che in realtà non è assolutamente disabitato. C'è qualcosa. E lì inizierà la storia, e lì sarà veramente particolare. I disegni, tra l'altro, sono meravigliosi, complicati sotto certi aspetti, cioè molto pieni di dettagli, ecco, ma molto semplici da analizzare in realtà, una sorta di molto 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 bello. Da fare assolutamente? Beh, credo di sì. Ultimo per quanto riguarda J-Pop, ragazzi miei, era un po' che non ve lo facevo vedere, ma io li ho riletti tutti e quattro. Sì, siamo al numero 4 di Tokyo Revengers! Boom! Guardate che bello! Ragazzi miei, mamma mia! Io amo, lo dico, non me ne frega niente, io amo tutti i personaggi di Tokyo Revengers. Anche quelli bastardi, scusate il francesismo, ma io li amo. Sono caratterizzati tutti meravigliosamente. Bellissima l'interazione tra questo cambio di epoche, tra virgolette, sotto certi aspetti, di questo salto nel tempo all'indietro, di questo personaggio che in qualche modo un po' da sfigatello si ritrova però a dover riprendere in mano la sua vecchia vita, quindi poter magari cambiare qualcosa, e qualcosa che cambia comunque sia porta a un cambiamento ulteriore. Ragazzi miei, mamma mia, ma quanto sono belle queste storie, come Erased e via dicendo. Tutti questi salti nel tempo, il poter tornare indietro ma capire che le cose non saranno mai come prima, che qualcosa cambierà e magari cambierà per noi in peggio e per gli altri in meglio, chi lo sa? Non lo sappiamo finché non leggiamo Tokyo Revengers numero 4. E qui c'è forse la parte più epocale della parte iniziale del fumetto, con quello scontro che in tanti si aspettava, e una visione d'insieme che però porta purtroppo a una soluzione molto radicale, che vedrete naturalmente con le ultime pagine, alla fine, ragazzi miei.
6,50 euro, sovraccoperta, tutti disponibili, 4 numeri, fateli vostri ragazzi miei. Tokyo Revengers, anche l'anime è meraviglioso, lo state guardando in tanti, ma il fumetto ha qualcosa di più, si sente proprio il profumo che questa storia rimarrà insieme a, anche a Jujutsu Kaisen, sperando che riprenda il prima possibile, eccetera, eccetera, nella storia del manga e del fumetto mondiale. Credetemi, ricordatevelo. E adesso andiamo a vedere di K-Lab e poi ancora Mondadori i due volumi che ho tenuto per la fine perché non sono fumetto, ma fanno parte del nostro mondo geek e nerd. Uno è In cucina con i film Ghibli, ragazzi miei, boom! Io adoro Miyazaki, adoro lo studio Ghibli, quindi non adoro solo Miyazaki, Hayao Miyazaki, questo maestro incredibile dell'animazione giapponese e ormai famosissimo in tutto il mondo, anche il suo socio Takahata, ragazzi, tutti quelli che ci lavorano, Goro e via dicendo. Perché? Perché hanno creato delle vere e proprie, come posso dirvi, dei veri e propri capolavori, punto, del cinema a 360 gradi. Costa 15 euro e, come vedrete, sono le ricette che trovate all'interno dei film del mitico Miyazaki, con anche un grado di difficoltà, con tutti gli ingredienti. Semplice, non ci si perde in chiacchiere, c'è l'immagine naturalmente che riporta un po' quella che era il momento nel film d'animazione e poi quelle immagini che vi fanno vedere un pochettino come dovreste preparare naturalmente i vari ingredienti per poi dopo produrre e proporre la ricetta al meglio. Per chi ama la cucina, non credo vi sia, insieme a cucina manga, eccetera, eccetera, altre straordinarie. Forse quella dedicata a Tolkien con la cucina Hobbit, ce n'erano tantissime, ma veramente questo è meraviglioso da fare, da avere, se amate la cucina, ma non solo, se amate i film Ghibli, comunque sia un gadget che, tra virgolette, terrete veramente insieme a tutti gli altri, Illustration Book e quant'altro. E finiamo con un mito vero e proprio che continua, soprattutto per quella situazione un po', io la chiamo tossica, che si sta avendo con le carte. State attenti se siete padri ai vostri figli per quanto riguarda le carte, ma se siete voi stessi malati di carte di Pokémon, eccolo qua, l'enciclopedia 2021, edizione aggiornata, tanto per, beh, state veramente attenti ragazzi miei, credetemi, state investendo tanti soldi che a un certo punto faranno così. Se lo state facendo per voi stessi va bene, non è un problema. Se lo state facendo perché pensate di farci dei soldi, dovete sempre stare attenti a queste cose o essere pronti subito a rivendere, ok? Non è una critica. Se fatto con la testa può andar bene, può essere un bel gioco che vi potrebbe anche far guadagnare, ma se è fatto pensando di essere più furbi degli altri, mi dispiace, lasciate stare. Pokémon, l'enciclopedia edizione aggiornata, libro ufficiale Mondadori, cartonato, 19,90, sono tanti libri che Mondadori non solo hanno fatto uscire rispetto a Pokémon, in questo caso appunto è l'enciclopedia dove non abbiamo solo i Pokémon, ma anche le regioni, anche i personaggi, abbiamo tantissime informazioni che riguardano naturalmente il mondo di Pokémon. Ed essendo la versione 2021, se non l'avevate ancora fatta, fatela. Se avete quella 2019 o 18, non mi ricordo quando era uscita, beh, comunque sia, mancano delle cose che qui dentro trovate. E per 19,90€ sto volume così grande, io personalmente, se fossi in voi, come sempre, boom, lo farei. E per il resto, che dirvi se non vi aspettiamo in negozio se siete della zona o nella zona, oppure naturalmente su tutti i social, come vi ho già detto, che trovate qui sotto, iscrivetevi. E ricordatevi, oggi è giovedì, ieri avete visto un consiglio di lettura in pillole, credo, come sempre io, sapete che salto nel tempo, ok? Domenica un unboxing veramente bello che girerò tra poco, tra l'altro di un prodotto, ragazzi miei, mamma mia, lasciate stare, che è divino, divino, ok? E poi naturalmente non solo, sabato la replica sul canale YouTube della puntata del giovedì sera, perché stasera voi vi ricordate, mettetevi un bel appuntamento, un bel appunto, 21:30, canale Twitch Chiacchiere a Fumetti, io e il mio buon amico Fabio parleremo di animazione, ma non solo. E poi vabbè, come al solito sapete che le nostre chiacchiere poi si espandono in tutto ciò che è geek e nerd e non solo, anche solo per tenervi compagnia naturalmente. Basta, io vi saluto, vi abbraccio virtualmente e vi aspetto in qualsiasi posto noi siamo, voi potete raggiungerci e parlare con noi.
Oh ragazzi, ricordatevi qui sotto i commenti, dai, parlate, ditemi cosa ne pensate di tutto ciò che noi vi proponiamo. Noi, io e il mio socio, la fumetteria, naturalmente. Sigla!